Buongiorno! Buongiorno! Oggi si parte per Roma! Lei è pronto? Sì, mi sa di sì. Perfetto, siamo pronti per il viaggio, abbiamo attaccato i nostri bellissimi sticker. Ta-da! E andiamo, ci aspettano 5 ore e mezza di viaggio, stiamo andando dai nonni di Roma di Martino. Si parte verso l'infinito. Non si accende. Io... Ma come no? Oh, non si accende la macchina. Come no? Ti abbiamo fatto possiamo partire. Colpo. Andiamo. Mamito ancora dorme, fortunatamente. Ci aspettano 4-5 ore di viaggio, quindi speriamo resista. Eccolo. Eccolo! Dove corri? Ci siamo fermati a fare benzina. Vero amore? Sono povero. Abbiamo appena superato il confine entrando in Umbria. Siamo entrati in Umbria e la domanda è: cosa c'è in Umbria? Chi è? Se c'è qualcuno all'ascolto dell'Umbria, ce lo dica. Grazie. L'Umbria è un po', anzi l'Umbria, con tutto rispetto per gli umbresi. Gli umbresi? Gli umbresi. A meno considerazione per me del Molise. Almeno il Molise è diventato un meme. Non c'è sta nessuno. In Umbria che c'è? Guarda, fai vedere l'Umbria. Questa è l'Umbria, guarda. Non c'è. Ma amore, ci sono le no, casali, non c'è sta la casa. La natura. Non c'è niente, non c'è una casa, c'è la vegeta. Non c'è niente. Ma ci sono, vedi, casali, la natura. Non ci sono i paesi, non ci sono le città, non ci sono le persone. Ma non lo sai se non ci sono i paesi. Chi c'è in Umbria? Fate un accenno di vita. Vabbè, tanto fra 10 minuti è finita l'Umbria, inizia Lazio, siamo arrivati. Andiamo. In tutto ciò, mamita. Chiamami. Eccolo. Hai mai visto un Chupa Chups all'anguria? Oddio. No, l'ho visto adesso, ma te lo mangi tu. Te quella data. Grazie, ma. Certo. Mi sono rovinato la giornata. Perché amore? Puzza, non prendete il Chupa Chups. Volevo testare il Chupa Chups. Io devo testare le cose. Faccio volevo la cavia per la Chupa Chups. No. Continuate con Coca-Cola, fragola, quello che volete. Però ma te no. Lo stai mangiando? Cioè che gusto ha? Sa proprio di anguria? No. È così. Yodi. Siamo arrivati Hotel Royal Santina a Roma. Siamo qua. Martino è stato bravissimo, ha dormito tutti e 5 le ore. Ha superato egregiamente il suo primo viaggio. Bravo! Mi sta piacendo il ciuccio, Sì. Cosa? Vado io? La vista, faccio ragazzi. Come... La vista vale tutto. Vai. Ta-da! Beh. Guardate. Oh! Che vista! Vista San Pietro. No, San Pietro è quella là. E adesso è giunto il momento di cambiare Mamito e dargli da mangiare. Ma è uno spettacolo che non vedrete. Signorina mamma. Signorina mamma, volevo dire due paroline. Innanzitutto, questo è stato il primo vero viaggio di Martino, perché comunque Milano e Roma sono più di 5 ore e mezza e non ci aspettavamo. È stato bravissimo.
fosse così bravo. Evidentemente la macchina lo culla e lo fa sentire bene e dorme tutto il tempo, cioè, sì, ma è stato anche bravissimo lui, che non si è lamentato, cioè, non poteva, si è gonfiato. Un neonato di un mese e mezzo può magari piangere per tutto il tempo, lui sì, zero. Quindi vero. Martino, quando vedrai questo video fra 10 anni, bravo, i tuoi genitori sono fieri di te. Adesso ci andiamo a riposare, stasera andiamo da la sua famiglia qua a Roma, che ormai è anche la tua, che è anche la mia, che vedrà per la prima volta Martino, perché sì, non l'hanno ancora visto, quindi per la prima volta vedranno Martino, perché Martino, dovete sapere, è, siete pronti, metà di Torino, perché io sono di Torino, metà romano e metà slovacco, perché lui, lei ha la mamma slovacca, quindi Martino è un mix. Hai detto che è bello? Sì, in realtà ho detto che quella era San Pietro, no? Quella forse è San Pietro. Okay, Martino? Martino? Martino il viaggiatore? Sei pronto per 1000 avventure? Sì! Ed è anche la prima volta che gli mettiamo le scarpine. Guarda qui che piedino. Il piede di Mamo. Con il piccolo di Shrek e Shrek e Fiona. Sei felice? Mamma, vedi i tuoi... Grazie, ma grazie di che? Vedi la tua famiglia di Roma. Siamo tesi qua. Tutti teso? Un po'. Anch'io. Un po' che... Jasmine al maschile è lei, cioè praticamente lei, e lei è Biancaneve. Sei più credibile tu come Biancaneve. Anch'io ho qualcosa di Jasmine. Ma tu sei Jasmine al maschile. Scusa. Buonanotte. Oggi è 7. Oggi e è 7. Facciamo oggi un anno. Un anno. E il nostro regalo ce l'abbiamo qua. Buonanotte. Dal pianeta Marte è tutto. Il nostro 7. Dai amore, leggiamo un versetto del Nuovo Testamento prima di andare a dormire. Smettila. Davvero? Molto male. Mi hanno lasciato il libro del Nuovo Testamento qui, a fianco al mio comodino, questo è un segno. Proprio io, questo, con questa faccia assonnata, proprio io sono stato sveglio tutta la notte. Io ho cambiato il pannolino, io ho fatto il lavaggio nasale, gli ho dato il latte. Sì. Ma veramente, sono il padre dell'anno. Non è vero, è stata sveglia lei tutta la notte. Io ero troppo stanco dalle 5-6 ore di viaggio. Questa è la mia scusante. È vero. E oggi cosa faremo non lo sappiamo. Andremo dove il cuore ci porterà. La domanda è questa: perché ti sei portata dei... perché ti sei portata dei vermi in giro? Perché diventeranno delle farfalle. Sì, ho capito, ma non ti puoi portare dei vermi in giro per il mondo? Sì, invece. Vuoi dare dei nomi a quei vermi? Sì. A quelle farfalle future? Sì. Ok, scegliete due nomi. Due. Sono... quanti sono? Uno, due, tre, quattro, cinque. Scegliete cinque nomi per quei vermi che perché avete visto. Perché diventeranno farfalle? Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Io. Andiamo. Valentina. Chi è? Martina. Comprate lo zaino di Iron Man.
per me. Era così da bambina. Quindi se ce l'ha fatta lei, ce la potete fare tutti. Ma che angolazione! Ti hai rimangiata un capretto qua, guarda. Guardala, guarda con la palla. Guarda che mio padre, ragazzi, mio padre mi cantava la canzone. Eccolo qua, lui. E mi cantava la canzoncina Saretta si è mangiata la capretta. Ecco perché. Quindi ora capisco tante cose. No, carino, carino, ti fai tempo. Male. Sono con il mio. Con il mio. Mamma, Dio, sta ride. Sono con il mio bambino bellissimo. Con il suo papà. Che belli che siete. Stiamo andando a portare Martino dalla sua bisnonna, che lo terrà per 2-3 ore. È la prima volta che lo lasciamo da solo, senza di noi. Sì, perché noi andiamo a fare una cosa speciale che vi faremo vedere fra poco. Cioè, subito dopo questa clip. Fa niente, non fa male. Non fa? No, va. Se senti, no. Stammi, sta autoconvincendo. Ma va, sta autoconvincendo. Soprattutto verso quella parte là che c'è un po' di ossetto, no? Beh, più tranquillo. No, ma... Ciao, amore. Che hai fatto? Guarda. Ma me lo devo fare anch'io, Certo, per forza. Ta-da! Che bello. Bellissimo. Bello, Bellissimo. Ora tocca a te. Guardate, io sto. Lei è, sta facendo questo trattamento. Io, ragazzi, sono Elio. No, sono loro, sono primi in Italia. Primi in Italia a fare trattamento con feci di cavallo. Invece è tosse.